qua. Prego. È il professore Chris Busby e è accompagnato da Gabriele e Leonora che faranno la traduzione. Io lascio a lui la parola, voi nella cartellina avete in qualche modo la biografia di Chris, lui è uno scienziato che ha studiato soprattutto gli effetti delle basse dose di radiazioni e per quello che scrive molte volte viene attaccato dalla cosiddetta scienza ufficiale. Noi vogliamo dare proprio voce a queste altre voci. Okay, that's about right, isn't it? There we are. What I want to talk to you about is the most serious problem in the history, I think, of the human race. It is a problem which is invisible for all sorts of reasons, and it is a problem which could possibly, if not dealt with, result in the end of the human race and the end of life on Earth as we know it. It is as serious as that. It is truly as serious as that. Quello di cui oggi vorrei parlarvi è il maggiore problema che si è venuto a verificare nella storia dell'umanità. E un primo aspetto è che questo è un problema invisibile e che può seriamente risultare nella fine di tutta la storia dell'umanità. Humanity, or modern man, I guess. Has been around now for 100,000 years. And as we all know, life on this earth has evolved over a very long period of time. And during that time, the environment that it has evolved in has been the same in terms of the substances which exist in the environment, in terms of the atoms and the elements and the materials that living systems use in order to sustain themselves, grow, have children and prosper. Dunque, per giungere alla storia moderna in cui noi oggi viviamo, si può parlare, è possibile parlare in termini di 100.000 anni in cui la storia ha naturalmente seguito un processo di evoluzione che si è esteso nel lungo periodo, e questo processo di evoluzione ha riguardato l'evoluzione dell'ambiente in primis in termini di atomi e la materia e tutto quanto è andato a costituire il sistema ambiente. And the 2000 years of recorded human history, what we have seen written down of history, has culminated in the last century, the 20th century, which is the century of radiation and the century of radioactivity. L'aspetto più rilevante degli ultimi 2000 anni di storia per quanto riguarda gli effetti della radioattività è da collocare nel secolo scorso, che è definito proprio il secolo della radioattività. And as a result of the cleverness of science, the last century succeeded in actually tearing apart the fabric of creation, pulling apart the substances which make up the material of the universe to create an entirely new set of substances that never existed on Earth throughout the whole of evolution. Il problema che si riscontra rispetto all'ambiente è la costituzione, i materiali che sono stati utilizzati per
creare il nostro ambiente, i materiali che tendono a scontarsi rispetto all'ambiente naturale. This meeting hall here reminds me very much of another meeting hall in which last year I was in Africa, in Tanzania, talking to a tribe, African tribe, whose lands were being explored for uranium mining. Un esempio da riportare è il problema dei territori dell'Africa che hanno affrontato le tribù, ad esempio, le tribù autoctone che sono state cacciate dai territori per fare in modo che venisse effettuato lo sfruttamento del territorio. And I was asked by the church who had invited me to go there to talk to these people to explain it in very simple terms that an African would understand. Sono stato invitato dalla Chiesa, dalle autorità ecclesiastiche per poter parlare in termini molto semplici a queste persone che inizialmente non erano in grado di prendere consapevolezza del problema. And what I said was that long ago, God, which is Mungu, he created a terrible spirit called uranium, which he buried in the rocks of the earth so that the spirit could not attack the people and kill their children and cause terrible diseases. And he buried this spirit, this evil spirit, in the ground. Quello che io ho raccontato a queste persone è che molto tempo fa Dio ha creato un terribile materiale in grado di uccidere i bambini e anche di causare gravi malattie nel lungo periodo. And that the white man has created a way of freeing this spirit from the ground to make terrible power and energy which will make him rich. Il motivo per cui è stato creato questo terribile materiale è per consolidare il potere e ottenere ricchezza. And I said they will offer you lots of money for your land, but you must not take it because you must not allow them to take this spirit from the ground, or it will kill you and your children and your children's children. Ecco, il mio più caldo consiglio rivolto agli africani è di non lasciare, di non permettere che venisse effettuato lo sfruttamento del territorio in quanto avrebbe creato danni irreversibili questo appunto terribile materiale. And this actually is the best way of looking at it. Ed è effettivamente il modo migliore con cui guardare rispetto al quale considerare la questione. I have studied the matter of radiation and health for 20 years. Ho studiato la natura degli effetti delle radiazioni per più di 20 anni. And I will try to compress into the time I have what it is I have discovered and what it is I have done. E cercherò di concentrare tutto quello che è stato scoperto e quello che è stato fatto nel tempo che mi è concesso. In 1945, the atomic fission of uranium resulted in a bomb which destroyed Hiroshima and Nagasaki, two bombs which destroyed Hiroshima and Nagasaki. Lo sfruttamento dell'uranio nel 1945 risultò nelle due bombe atomiche che distrussero Hiroshima e Nagasaki. And from then on, scientists working for the American military and for the Soviet military and other countries began to develop these weapons to the point that they were enormously powerful. E da quel momento in poi gli scienziati che lavoravano per l'esercito americano e per le istituzioni continuarono a sviluppare questa arma di distruzione di massa.
They, in the process of doing this, they created huge quantities of radioactive materials that had never existed on Earth prior to then. E l'effetto ottenuto è stato quello della creazione di enormi quantità di materiale radioattivo. These substances like strontium-90 and cesium-137 and plutonium-239 and a whole Pandora's box of new materials which were radioactive were released into the planetary atmosphere. I materiali a cui si diede origine furono il cesio 137, il plutonio, il titanio e lo strontio 90. The peaks of testing were between 1959 and 1963. L'attività di rilevamento furono effettuate tra il 1963 e 1975. And the substances got into the food, and they got into the air, they got into the water, they got into everything, and they got into you. Ecco, le sostanze, quello che si è rilevato è che le sostanze finivano nel cibo, nell'aria, nell'acqua, ovunque. And the doctors of the world started to get very worried because there began to be increases in lots of illnesses and lots of cancers. E i dottori hanno cominciato a essere sempre più preoccupati in quanto si trovavano di fronte al costante aumento delle malattie, dei tumori. And towards the end of this testing, there was a lot of pressure to try and stop it from continuing, atmospheric nuclear testing. E da quel momento, dalla fine di queste rilevazioni si è tentata una sempre maggior pressione al fine di dare una fine ai test nucleari. The concentration of strontium 90 was increasing in milk. And there was a sharp increase in deaths in infants, in children aged 0 to 1. Infant mortality started to increase in all the countries where it was measured. Risulta anche una sempre maggior concentrazione dello strontio 90 nel latte, con un conseguente aumenti di casi di malattie e mortalità nei bambini. And measurements that were made on specimens of children who had died and other people who had died showed that the levels of strontium 90 were increasing in the bones of the people. Le misurazioni che sono state effettuate sulle persone morte hanno dimostrato che vi era un'alta concentrazione di strontio 90 nelle ossa delle persone. The United States wanted, of course, to continue to make their bombs, so they created an agreement between the World Health Organization and the International Atomic Energy Agency to suppress research on this issue. Dal momento che il governo americano intendeva continuare lo sviluppo e la produzione delle bombe, ha siglato un accordo in modo al fine che questi test sugli effetti del nucleare fossero terminati. Because as you must know, these agencies of the United Nations are not free. They are not free. They are controlled by the money from the United States. Come sapete, le istituzioni americane non sono libere, ma sono totalmente controllate dal governo. And we see this quite clearly in the way in which the United Nations agencies have dealt with Chernobyl and Fukushima, which I will talk about. E questo è evidente ed è chiaro da come le istituzioni americane si sono comportate a seguito degli eventi di Chernobyl e Fukushima. So I think before I continue with this story, I would better say something a little bit about radiation. Ora andrò a dire qualcosa sugli effetti delle radiazioni. There are essentially three kinds of radiation. There is gamma radiation, which is like light,
And there are particle radiations like beta radiation and alpha radiation, which are like little bullets. La luce che sono stati effettuati degli effetti tramite la luce che andava a colpire queste particelle e l'effetto fotoelettrico che ne è conseguito, cioè il colpire la luce è risultato nel la luce che ha colpito i materiali ha diciamo fatto risultare questo effetto si chiama effetto fotoelettrico ed è spiegato in parole povere come un elettrone che colpisce un materiale faccia fuoriuscire un altro elettrone. Questo effetto è detto effetto fotoelettrico dalla fisica. I need to make it quite clear to you about these kinds of radiation, because the understanding of these types of radiation is the key to understanding how it is that the countries of the world continue to allow people to be exposed to substances which are killing them. Cercherò di fornire una spiegazione riguardante gli effetti delle radiazioni, dal momento che la comprensione di questi effetti potrà chiarire gli effetti sulla salute. It must be very strange to many people to try to understand how it is that their governments and the governments of the world, who are after all people just like you, can permit the exposures of people to these substances when these substances are killing them and killing their children and causing increases in cancer. È difficilmente accettabile il comportamento del governo che compromette la salute dei cittadini esponendoli all'esposizione sottoponendoli all'esposizione di queste sostanze. And so I have to really explain this, that the way in which this works is that in 1952, at the beginning of the manufacture of all of these bombs, when they needed the bombs in order to stop the Soviet Union from taking over the planet, they developed an organization called the International Commission on Radiological Protection, the ICRP. And this organization assessed the health of exposure to radiation. Tutto cominciò nel 1952 quando la necessità di produrre questi materiali radioattivi diede nascita alla ICRP, che sarebbe la Commissione Internazionale per lo studio dei materiali radioattivi. But the real purpose of this organization was to set limits to radiation exposure, which permitted the military to continue making bombs. Lo scopo di questa associazione era limitare l'esposizione alle radiazioni ai quali erano sottoposti anche i corpi militari. Now, in order to make bombs, you have to have plutonium. And in order to get plutonium, you have to have nuclear energy, because that's where you make the plutonium. Allora, al fine di produrre le bombe è necessario avere il plutonio e per ottenere il plutonio è necessario avere dei materiali radioattivi. So the period from 1952 to 1965, say, was a period of expansion of the development of nuclear energy. Il periodo compreso tra il 1952 e il 1965 è il periodo in cui si sviluppò e si espanse l'energia nucleare. And parallel with this, of course, was the production of plutonium by the nuclear energy reactors in order to make bombs.
va di pari passo con la produzione del plutonio grazie al quale si producevano le bombe. Now the ICRP calculated the relationship between radiation and health on the basis of an idea called absorbed dose. L'ICRP ha studiato la relazione tra le radiazioni e la salute. Absorbed dose is energy per unit mass, so it's energy divided by mass. L'energia di questi materiali è stata divisa in più masse. Now the energy is energy that comes from the outside, external radiation. La dose di queste particelle è... Okay, we have to get this right. La dose è data da energia diviso massa, quindi vuol dire che dell'energia esterna colpisce la massa. Più la massa è grande, più la dose diminuisce, data una pari quantità di energia. Se la massa è molto piccola e l'energia è molto grande, la dose aumenta. And this is okay as a method for assessing radiation from the outside, like from an atom bomb, but it doesn't work for measuring radiation from the inside, which is like something that you see here, which is like a little particle of radioactive plutonium, which is creating a lot of damage in one part of the cells. Here, there's one, there's another one, but nothing anywhere else. Questa dose può andare bene per misurare le radiazioni che si ricevono dall'esterno, quindi per esempio da una bomba atomica che ci tira addosso le radiazioni. Non va bene se consideriamo invece le radiazioni che provengono dall'interno, come si vede in questa figura qua, le parti nere sono appunto delle particelle di plutonio che emettono radiazioni e quindi non va bene, che non possono essere misurate col criterio della dose. So you can think about sitting in front of a fire, a warm fire, and warming your body, and all of the energy goes into your body and warms it up, and you divide that energy by the weight, by the mass of your body in kilograms, and that gives you your dose. Quindi possiamo pensare alla dose come un esempio potrebbe essere una persona che si siede davanti a un fuoco e riceve calore. Questo calore si divide sulla massa del corpo, e questa appunto è l'idea di dose, cioè un'energia che ci viene riflessa contro e si divide sulla massa. But you can get the same dose by reaching into the fire and picking out a hot coal and eating it. Same dose. E puoi avere la stessa dose prendendo un pezzettino di legno ardente e mettendolo a contatto con una piccola parte del nostro corpo. And this represents the error, the mistake that is built in to the current system of radiation protection. E questo è l'errore appunto che viene considerato il cardine dell'intero sistema di studio della radiazione attuale. And because of this mistake, which is not really a mistake, which is a scheme, which was set up in 1952 and is still with us, millions of people have died. Millions. E per questo errore, che non è veramente un errore, ma possiamo definirlo uno schema, che è stato messo appunto nel 1972, sono morti milioni di persone. And if we don't stop these people, not only will millions more people die, but actually the whole human race and all of life on Earth will die, because these substances, like strontium-90 and plutonium-239, and the uranium particles produced as a result of these weapons that are being used, these substances bind to DNA chemically. They have a high affinity for the chromosomes which make up the genetic material of living systems. Se noi non fermiamo questo, non ci saranno altri pochi milioni di morti, ma l'intera razza umana verrà estinta, in quanto queste particelle di sostanze come lo strontio-90, il plutonio-239 e il titanio possono entrare a contatto con il nostro DNA, come voi tutti ben sapete è la base della genetica, e quindi possono influenzare molto fortemente i nostri corpi. Now, after the atomic bomb tests and all of the contamination of the planet with these substances, what happened was that there was a cancer epidemic, which you now know, which you must know about. Everybody must know somebody who has died of cancer.
dopo questo grande numero di test che sono stati intrapresi, specialmente negli anni 60 e 70, con dispersione nell'atmosfera di molte di queste particelle, c'è stata una grande epidemia di cancro che voi dovete conoscere, avete il dovere di conoscere. About 15 to 20 years after the fallout, after the global weapons testing, it was stopped in 1963 by Kennedy and Khrushchev. But 15 years after that, in about 1978 onwards, there was a sharp increase in cancer. Questo è dimostrato dalle statistiche, in quanto dopo che questi test furono fermati, i test nell'atmosfera nel 1963, grazie a un accordo tra Kennedy e Khrushchev, subito 15 o 20 anni dopo, negli anni 70, ci fu un enorme aumento di casi di cancro, dovuto appunto a queste particelle che avevano avuto modo di influenzare i nostri corpi. And lots of work that I have done and my colleagues have done has shown that the trend in the shape of the cancer increases is exactly the same as the trend in the strontium 90 exposures in the 1960s. E quello che lei, io e i miei compagni abbiamo studiato e abbiamo notato come il trend, cioè l'evoluzione dei casi di numero di cancri e tumori, vada di pari passo con il trend dell'emissione di strontio 90 nell'atmosfera durante questi test. And this cancer epidemic can be shown in specific cancers, for example, female breast cancer, where you can show that the women who are most at risk are the ones who had the most exposure to the strontium 90 in the 1960s.